Il marrubio, nome botanico, Marrubium vulgare, è una pianta erbacea perenne, appartenente alla famiglia delle labiate. Il marrubio è ricoperto di sottili peli biancastri. Ed i suoi fiori, raccolti in spighe, sono di colore bianco. La pianta, originaria dei paesi del Mediterraneo, è molto diffusa in Europa. La si trova, dall'Austria alla Svizzera. Con esclusione dei paesi più a nord. Anche se è originario del Mediterraneo, lo si può trovare allo stato selvatico, nell'Africa settentrionale, ed in gran parte dell'Asia. In Italia, tranne che nella pianura padana, è presente un po' ovunque. Il marrubio è conosciuto fin dai tempi più antichi, grazie alle sue proprietà terapeutiche. Utili soprattutto alle malattie polmonari. L'habitat preferito da questa pianta sono i terreni incolti e aridi e le boscaglie della Provenza. Cresce fino ad un'altitudine di 1200 metri. La coltivazione di questa erba è facile. Si può propagare per seme o per talea. Le parti del marrubio usate in medicina sono le foglie secche e le infiorescenze. I principali costituenti sono la marrubina. Presente dallo 0,3 all'1%. Un principio amaro, con proprietà digestive. E che fa bene al fegato. Contiene gli alcolidi terpenici, i flavonoidi, gli alcaloidi, le saponine, gli steroli, i tannini e la vitamina C. La pianta contiene anche lo 0,06% di olio volatile, che a sua volta contiene monoterpeni e glicosidi. Il marrubio ha un discreto contenuto di minerali, potassio ed in particolare di mucillagini. Studi condotti sui topi hanno dimostrato le proprietà analgesiche della pianta e gli effetti antinfiammatori della marrubina. Un estratto idroalcolico ha invece rivelato effetti antispasmodici. Sempre però, secondo uno studio condotto sui topi. Grazie a questa sua proprietà, l'erba viene utilizzata per il trattamento della tosse e dei problemi respiratori in generale. La pianta apporta benefici in caso di bronchite, asma e per tosse. Grazie a questa virtù, il marrubio può essere usato per sciogliere il catarro ed il muco, in modo che vengano eliminati più velocemente dall'organismo. Per il trattamento della tosse e della bronchite, l'erba viene spesso abbinata all'issopo. Grazie all'azione della marrubina, la pianta ha proprietà utili al processo digestivo. È in grado inoltre di ridurre il gonfiore ed altri disturbi gastrointestinali. Sono attualmente in corso studi per indagare la capacità che la pianta ha di ridurre il tasso di zuccheri nel sangue. Se così fosse, ci sarebbero benefici non trascurabili per i malati di diabete. Uno dei rimedi popolari più noti del marrubio è quello di alleviare il dolore. Si usa per curare le distorsioni, il mal di testa ed il mal di denti. Piccole dosi di estratto possono ridurre sensibilmente i livelli di colesterolo cattivo LDL. Protegge le arterie e previene la formazione di pericolose placche sulle stesse. In questo modo riduce il rischio di arteriosclerosi, infarto ed ictus. Il marrubio ha proprietà antimicrobiche che aiutano il sistema immunitario a fronteggiare gli attacchi dei nuovi agenti patogeni. In questo modo il lavoro del sistema immunitario viene alleggerito con conseguenti benefici sulla sua operatività. I composti antiossidanti presenti nelle foglie e nei fiori aiutano l'organismo a contrastare l'attività dei radicali liberi che sono il sottoprodotto del metabolismo umano. I radicali liberi sono spesso la causa di gravi patologie, sia a livello cardiovascolare che tumorale. Apporta benefici alle donne durante il ciclo mestruale. La sua assunzione riduce i dolori derivanti dai crampi, in quanto rilassa la muscolatura. Ha effetti benefici anche sugli sbalzi d'umore. Secondo recenti studi, un uso prolungato dell'erba può portare ad un innalzamento della pressione sanguigna. Va quindi usata solo quando necessario e non regolarmente. A dosi elevate può alterare il battito cardiaco.
Quindi, chi soffre di cuore deve rivolgersi al proprio medico prima di assumerla. L'erba non deve essere usata durante la gravidanza e l'allattamento. Le foglie del marrubio, che hanno un gusto amaro e pungente, vengono utilizzate in alcune regioni come condimento. In alcuni casi, le foglie si utilizzano nel processo di vinificazione per aromatizzare la birra. Della pianta si possono utilizzare le foglie fresche, secche, le sommità fiorite. In alternativa, si usa, sotto forma di estratto liquido, tintura o polvere. Generalmente però, si assume sotto forma di tisana. La dose è di un cucchiaino di foglie secche in una tazza di acqua bollente. In Germania, l'uso della pianta contro la perdita di appetito e di problemi gastrointestinali è stato approvato dal governo. I suoi benefici, in queste situazioni, sono stati ufficializzati. Studi preliminari hanno evidenziato che il marrubio ha potenziali proprietà utili a regolare il battito cardiaco. La radice della pianta è invece un rimedio naturale per il morso del serpente a sonagli. L'olio essenziale si estrae dalle foglie e dai fiori. Il marrubio viene usato dall'industria farmaceutica per la produzione di pastiglie e caramelle contro il mal di gola. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace e iscriviti al mio canale.